Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Camorra scatenata, duplice omicidio nel rione Fiat di Ponticelli. Cresce la preoccupazione perché la camorra alza il tiro. Sono due uomini vicini al clan De Micco De Martino, le vittime di un omicidio di camorra avvenuto questa mattina in via Eugenio Montale, all'interno di un appartamento alle spalle della sede dell'ABC di Napoli. Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56, sono stati trucidati da sicari che probabilmente conoscevano. Uno dei due era sull'uscio della porta. L'appartamento è nel cosiddetto rione Fiat. Entrambi noti alle forze dell'ordine, Esposito fu arrestato nel 2018 perché fermato durante un controllo e trovato in possesso di un'arma carica. Sul posto ci sono i carabinieri impegnati da mesi nell'area a causa di una vera e propria guerra di camorra in atto. Da un lato i De Micco De Martino, dall'altro il gruppo De Luca Bossa Minichini. Si contendono a colpi di agguati il predominio sul territorio. E proprio all'alba c'è stato un blitz dei carabinieri. Tra i fermati risulta anche Emanuel De Luca Bossa, figlio secondogenito del boss stragista Antonio. L'operazione è stata condotta nell'ambito proprio delle indagini della DDA sulla faida di Ponticelli. Sparatoria nel cuore della notte, ferito un 18enne. Notte da Far West in provincia di Napoli, un gruppo di rapinatori semina il panico in via San Giacomo. Sono in quattro su due scooter. Poco dopo aver rapinato un 18enne e essersi impossessato di una moto parcheggiata, si dileguano. È una banda aggressiva che opera armi in pugno, avendo probabilmente programmato una notte di rapine. Pochi minuti dopo arrivano al 112 due segnalazioni. La prima parla di colpi d'arma da fuoco in via Salice, la seconda invece arriva direttamente dalla clinica Villa dei Fiori, dove è stato trasportato un 18enne trafitto da colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in via Salice. I carabinieri vanno sia all'ospedale che sul posto, dove trovano uno scooter a terra che presenta alcuni fori sulla carrozzeria e la targa coperta. In ospedale il ferito, incensurato e di volla, ha subito due colpi d'arma da fuoco, uno alla gamba sinistra. L'altro ha un polmone che risulta perforato. A causa della gravità delle ferite è stato trasportato al Cardarelli, dove è stato operato ed ora è in pericolo di vita, in terapia intensiva. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Eppure questa volta ad avere la peggio potrebbe non essere stata una delle vittime delle rapine. Diverse sono le piste battute, ma la principale fa pensare che il giovane faccia parte dei quattro rapinatori che ignoti abbiano reagito a un tentativo di rapina esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco. Vediamo insieme ancora questo servizio. Il 18 luglio il personale della sezione anticrimine del commissariato della Polizia di Stato di Sorrento ha arrestato un 53enne di Castellammare di Stabia, gravemente indiziato di aver abusato sessualmente di un minorenne lo scorso mese di aprile. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo, approfittando della giovane età del ragazzo che si stava recando a scuola e che non ha potuto difendersi, e anche delle condizioni di tempo e luogo, sotto minaccia l'avrebbe costretto a subire atti sessuali prima sul convoglio della Circumvesuviana tra Napoli e Sorrento successivamente all'interno dei servizi igienici della stazione di Sorrento. Le indagini della Polizia di Stato, grazie alla descrizione precisa della vittima, alle testimonianze di alcuni amici del minorenne e alle analisi delle immagini della videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'identità dell'indagato che, dopo la formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Un altro episodio gravissimo che testimonia lo stato totale di incuria e abbandono in cui versano alcune tratte della Circumvesuviana, la denuncia dei passeggeri ai nostri microfoni. Non c'è mai nessuno sul treno, né controllore né niente. Se, persone senza mascherine e questo conviene più il pullman che il treno. La sera i treni sono sicuri, i binari sono sicuri. No, non lo so perché non viaggio mai di sera perché ho paura. Mi confesso la mia verità. Sono pericolose perché non ci sono controlli. Non ci sono controlli. Allora è pericoloso prendere il treno. Ieri un ragazzino è stato molestato da un anziano. Non sta bene, non sta bene, perché quello è un ragazzino e non sta bene. La mamma ha un ragazzino, ma in capo il treno e può essere molestato. E che sono queste cose? Nessuna sorveglianza. Sono treni insicuri? Insicurissimi, sì. Imprecisi nell'orario e insicuri. Mi sento sicuro solo se è affollato il treno, ma se uno lo prende alla sera o al mattino presto non mi sento più sicuro perché i controlli non ci sono. Il capotreno, l'impiegato stanno nella cabina, ma poi tutto il treno quanto è lungo non c'è nessuno.
Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente di Campania e Molise di Confesercenti. Grazie per essere nuovamente collegato con noi. Ben trovato, presidente. Ben trovata a lei e grazie sempre per l'invito. Un piacere e un onore stare con lei. Allora, una situazione veramente grave a livello economico, con un'inflazione che galoppa, il potere d'acquisto degli stipendi che diminuisce a dismisura, veramente sono tante le imprese e le famiglie in difficoltà. Qual è la fotografia dal suo osservatorio privilegiato? Guardi, quello che le ha detto è una sacrosanta verità che si legge in maniera chiara dalle interviste che facciamo tutti i giorni alle nostre imprese e alle persone che dovrebbero contribuire all'economia. In questo momento c'è una grande difficoltà nel mondo e quindi grandi difficoltà economiche. Le persone hanno paura di spendere soldi, chi ce l'ha li tiene ancora stretti a sé. C'è ovviamente un caro vita che è in questo momento un caro vita importante, forte, che sta mettendo in discussione la serenità, la tranquillità delle famiglie e la serenità delle imprese. Tutto questo lo si sta accompagnando in una confusione totale, dove ovviamente si ha una politica che non prende decisioni immediate, una politica che in questo momento avrebbe bisogno di coadiuvare le imprese e stare a fianco ai lavoratori. Avremmo bisogno di poter dare le garanzie ai lavoratori di poter avere stipendi che gli consentano di poter sopravvivere bene e non solo sopravvivere, e avremmo bisogno di fare in modo che gli imprenditori possano rimettere in gioco le loro capacità nel far ripartire le loro imprese, perché si potesse dare loro la possibilità di pagare meno tasse, visto che l'Italia è il paese più caro al mondo per quanto concerne lo sviluppo dell'economia. Infatti, in questo momento di grave crisi sarebbe necessario un abbassamento, un azzeramento delle tasse per le tante imprese che sono state messe in ginocchio dalla pandemia. Forse troppo velocemente si è dimenticati i mesi bui che tante attività commerciali hanno subito e sono state costrette a subire. Difatti, dottoressa, lei dice bene, 750 giorni di pandemia, di vuoto assoluto economico degli imprenditori, la politica l'ha dimenticato, è come se non ci fosse mai stato questo momento, di che è una tragedia per le imprese, perché questi signori hanno accumulato i debiti, non hanno i soldi, hanno debiti con lo Stato, le cartelle esattoriali sono arrivate nel richiedere i soldi agli imprenditori. Gli imprenditori in questo momento è sì vero che stanno lavorando un pochettino, ma non tutte le attività stanno lavorando. Il mondo del turismo sta in questo momento avendo grande riscontro, ma il mondo della moda, dell'abbigliamento, pur partendo i saldi, hanno grande difficoltà, perché ribadiamo il concetto che nel mezzogiorno ci sono persone che guadagnano poco e ovviamente quel poco che guadagnano non hanno la facoltà di andarli a spendere pur partendo i saldi, ma in questo momento, anche avendo la volontà di spendere 257 euro per ogni persona sul nostro territorio in Campania, stanno attendendo maggiori saldi per poter portare a casa maggiori opportunità. Certo, è una situazione veramente complessa anche quella del mondo del turismo. Lei ha detto che il turismo è ripartito. Effettivamente nella nostra regione ha raggiunto anche numeri da pre-Covid, ma tutte le difficoltà per i turisti che devono viaggiare con il trasporto aereo certamente non fa bene al turismo. Ci sarebbe bisogno anche di un intervento del governo per programmare le prossime stagioni turistiche, visto che fortunatamente il turismo si è un po' spalmato su tutto l'anno ed era l'obiettivo prevalente per raggiungere risultati certi. Bisognerebbe intervenire, insomma, queste compagnie low cost che all'improvviso scioperano senza avvertire i passeggeri, insomma, sicuramente è un colpo per il turismo. Io, se devo pensare di andare in Spagna piuttosto che in Italia con l'aereo, magari ci penso. Ha ragione del sentiment di tanti turisti, perché le incertezze non fanno bene. Ovviamente la liberalizzazione ha sicuramente messo in condizione i consumatori di avere maggiori opportunità, ma si ritrovano anche questo tipo di
disgrazie, dove una compagnia annulla il volo, dove una compagnia applica degli scioperi e l'utente finale non è garantito da nessuno. Lì vanno scritte nuove regole della Comunità Europea, perché stiamo parlando della IATA, che è l'organo che controlla le compagnie aeree nel mondo, e quindi è necessario poter dare delle regole a queste compagnie low cost. Poi è necessario ovviamente anche ritornare sul nostro territorio, garantire ai turisti la serenità e la tranquillità, la sicurezza, che in questo momento, soprattutto nella città di Napoli, sta un attimino avendo delle grosse falle, perché purtroppo i tanti turisti che stanno subendo rapine e furti sono troppi e noi non ce lo possiamo permettere. Difatti, noi di Confesercenti abbiamo chiesto al prefetto, al questore, di aprire un tavolo per poter discutere, perché negli ultimi giorni sono avvenute troppe rapine sotto agli occhi di tutti, dove ci sono dei, come dire, dei balordi che tirano fuori le pistole ai bar, puntando alla testa dei turisti per poter prendersi qualsiasi cosa i turisti hanno addosso. Quindi è Certo, necessario assurdo. poter mettere mano a queste cose e fare in modo che anche sul nostro territorio ci sia la sicurezza giusta che i turisti devono trovare. Come vicepresidente nazionale di Confesercenti, quanto è preoccupato per settembre il ritorno dopo le vacanze, quasi un inizio anno per le attività? Guardi, siamo preoccupati perché ovviamente il Covid non è alle nostre spalle, come vediamo tutti, è ancora presente, ce ne sono tante persone che continuano a prendere questo virus e quindi la pandemia è attuale. Abbiamo in questo momento due temi: A, continuare a proteggerci dal Covid, B, fare in modo che la politica possa governare questo processo di incertezza, dare nuove regole all'economia, fare in modo che i lavoratori possano avere più soldi in tasca, quindi sperando che il costo lavoro possa diminuire, perché in tasca i lavoratori possono entrare più soldi. Noi di Confesercenti abbiamo fatto una proposta per quanto concerne il reddito di cittadinanza di coadiuvarlo alle proposte degli imprenditori, quindi aggiungerlo al quanto possa mettere a disposizione un imprenditore, in modo che un lavoratore possa guadagnare per i prossimi 2-3 anni, lì dove è ancora disponibile questo reddito di cittadinanza, non 1.300-1.500 euro, ma magari 2.300-2.400, che consentirebbe a quel lavoratore di avere maggiore dignità, perché porta più soldi a casa, ma soprattutto di poter spendere di più, e quindi nel beneficio e nel agevolare le imprese, perché incasserebbero di più, e ovviamente se incassano di più le imprese pagano più tasse e il governo potrebbe rientrare di quello che ha anticipato. Allora, Presidente, noi la ringraziamo, la salutiamo e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi e grazie per l'ottimo lavoro che fate. Se volete interagire con la nostra redazione, vi ricordo che potete sempre farlo scrivendo il numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 565. Un servizio. Si tratta di un trasferimento che farà risparmiare alle casse comunali più di 300.000 euro all'anno di fitto passivo. La Napoli Servizi si sposta nei nuovi locali di Piazza Cavour all'interno di un immobile comunale e lascia quindi la sede al centro direzionale, che era invece di proprietà di una società immobiliare. Al taglio del nastro presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta e l'amministratore di Napoli Servizi Salvatore Palma. Sentiamolo. Eliminare questo fitto passivo che avevamo lì al centro direzionale e ottimizzare anche gli spazi per chiaramente una maggiore funzionalizzazione delle funzioni all'interno della Napoli Servizi, devo dire, stiamo già registrando molti risultati. Prima della conferenza stampa, doveroso un minuto di silenzio in ricordo del vice sindaco Mia Filippone, scomparsa lo scorso sabato. Fu proprio lei, quando era preside dell'Istituto Casanova, che si trova a ridosso del nuovo edificio della Napoli Servizi, a lasciare questi spazi alla partecipata comunale. Questa inaugurazione di una sede che ha consentito di ridurre dei costi importanti alla società, perché rientra nel piano che noi stiamo mettendo in campo di riduzione dei fitti passivi, che è uno degli obiettivi che abbiamo come amministrazione, ma poi ovviamente il secondo punto fondamentale è che Napoli Servizi nella sua funzione garantisce una serie di servizi importanti per i cittadini e per la collettività, ed è molto, e sarà al centro anche di questo nostro piano di riorganizzazione che stiamo mettendo in campo. I locali sono stati completamente ristrutturati, i lavori hanno interessato
occupata un'area di circa 1400 metri quadrati. Si tratta, secondo l'assessore comunale al bilancio Pierpaolo Baretta, di una nuova concezione per quanto riguarda la riorganizzazione delle società partecipate e, come spiega l'assessore, non si tratta solo di una questione di risparmio. Un esempio di un rilancio dell'attività delle partecipate in generale non è solo una questione di abbassamento dei fitti, che pure è importante, ma è l'idea di un nuovo ruolo di Napoli Servizi. Noi andiamo verso una riorganizzazione delle partecipate, fa parte del patto per Napoli, e qui in questa sede si affrontano due questioni fondamentali per la città: il patrimonio. Napoli, la città, il comune di Napoli possiede 67.000 unità immobiliari, quindi una ricchezza straordinaria, ma anche un grande problema di manutenzione. E l'altro servizio è quello del global service, dei servizi alla città. Quindi Napoli Servizi ha un futuro molto importante. Il caos del trasporto aereo che blocca tanti viaggiatori crea ansie e preoccupazione nei turisti. È caos negli aeroporti, cancellati i voli per le mete di quest'estate. Con l'alta stagione alle porte, i dipendenti delle maggiori compagnie aeree low cost, Ryanair, Volotea, Malta Air e EasyJet, scioperano causando notevoli disagi agli italiani e ai turisti stranieri. La scorsa domenica più di 400 voli cancellati in tutta Italia, 80 di questi solo all'aeroporto di Capodichino. Tanti disagi che si ripercuotono sulle tasche degli italiani, molti vacanzieri indecisi nello scegliere le mete proprio per paura dei disagi che potrebbe causare il trasporto aereo ormai al collasso. Quali sono le mete preferite dai napoletani per quest'estate 2022? Le mete preferite al momento abbiamo tantissimo Grecia, Spagna e tanto America, anche nonostante diciamo un po' tutta la situazione dei voli, però la gente ha voglia di partire, ha voglia di ripresa dopo tutto sto Covid e tutti questi casini. E ci sono clienti che hanno posticipato, addirittura annullato il proprio viaggio proprio a causa degli scioperi che in questi giorni hanno bloccato la maggior parte degli aerei in Italia? E in realtà sì, nel senso abbiamo poi dato delle varie riprotezioni, varie cose, quindi oppure comunque ci sono stati gli annullamenti causa Covid e quindi sì, ce ne sono stati. La maggior parte degli italiani predilige l'estate italiana oppure l'estate all'estero? Tanto Italia, sì, devo dire la verità, tanto Villaggio Italia proprio per questa problematica. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Un servizio. 40 gradi all'ombra e afa ai massimi in questa estate 2022 che sarà ricordata come quella più calda degli ultimi anni, a rischio soprattutto la salute di bambini, anziani e soggetti fragili. La temperatura corporea viene messa a dura prova dal caldo, con la conseguente dilatazione dei vasi sanguigni, la sudorazione e l'abbassamento repentino della pressione arteriosa. Ecco perché le famiglie, i figli e i caregiver devono fare molta attenzione ai loro cari. In caso di patologie croniche, il caldo per gli anziani può essere addirittura letale. Gli stessi possono andare facilmente incontro a disidratazione, al cosiddetto colpo di calore. Bisogna quindi evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, lasciare aperte le finestre di notte, utilizzare i condizionatori in modalità deumidificatore, indossare indumenti chiari, evitare bevande alcoliche e fare una dieta quanto più leggera possibile. Siamo in collegamento con Marco Saracino, segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli. Ben trovato segretario, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Salve a tutti e grazie per l'invito. Allora, una situazione a dir poco complessa, quasi un eufemismo, quella che vive la politica in questo momento e anche qui da noi ci sono molti fermenti. Alla festa dell'unità il governatore della Campania Vincenzo De Luca non ha risparmiato accuse al Partito Democratico, è andato giù pesante. Più che per la politica mi pare una situazione complicata per il paese, per gli italiani e quindi anche poi per la politica, ma la priorità in questo momento onestamente non mi sembra quella del dibattito interno tra i partiti o addirittura nei partiti. La priorità in questo momento mi sembra quella di affrontare una crisi che purtroppo continua ad aumentare, dall'aumento dei prezzi della benzina, l'aumento del costo del gas, l'aumento dei generi di prima necessità. Ecco, ci ritroviamo in questo momento con un pezzo di popolazione che continua ad essere povera e un altro pezzo di popolazione, soprattutto anche una parte del ceto medio, che inizia a impoverirsi.
Quindi noi come Partito Democratico nelle prossime ore, anche alla luce di quello che si sta verificando a Roma, faremo una battaglia di carattere identitario per una vicenda che per noi è prioritaria, ovvero quella del salario minimo. Perché soprattutto al mezzogiorno esistono degli stipendi che non sono eticamente accettabili, che rasentano lo sfruttamento, e noi dobbiamo dire basta a quella che è una vera e propria vergogna che appunto si caratterizza spesso a volte proprio a sud del paese. E quel che riguarda quello che è avvenuto alla festa, ognuno ha i suoi modi, ognuno ha il suo stile, il Partito Democratico continuerà, come ho detto prima, a fare le proprie battaglie alla luce del sole. Sì, però insomma queste critiche anche così dure in qualche modo allontanano ancora di più i cittadini dalla politica, perché l'astensionismo vediamo che cresce in tutte le competizioni elettorali. Insomma, la buona politica dovrebbe prevalere proprio per tentare di avvicinare il cittadino al voto. Ma l'astensionismo è più frutto del fatto che forse in questi anni i cittadini non vedevano realizzarsi quelle che sono state poi le promesse fatte in campagna elettorale. Io penso che in vista delle prossime elezioni politiche il Partito Democratico, se vuole svolgere un ruolo fondamentale, credo che lo svolgerà, dovrà essere percepito e dovrà presentarsi agli italiani come il partito del cambiamento, cioè il partito che prese dette le cose in campagna elettorale poi oggettivamente si impegna a realizzarle. Sa, tanti cittadini non votano più perché a prescindere da quello che votavano la situazione poi non cambiava mai. Questa cosa ha creato una disillusione, siamo di fronte alcune volte a posizioni politiche che vengono smentite il giorno prima per il giorno dopo, mai con i 5 Stelle, mai con Forza Italia, mai, ecco. Io sono sempre dell'avviso che mai in politica sono sempre da evitare, ecco, perché rischiano appunto di essere smentiti il giorno dopo. Il punto vero, ed è quello che il Partito Democratico farà, è organizzare una proposta politica appunto che parte dal basso e che sia poi anche il frutto di un grande processo di partecipazione. E queste sono le agorà che il segretario nazionale Letta ha realizzato e che continueremo a realizzare nel prossimo autunno, appunto con la speranza che si voti a fine legislatura, perché riteniamo che in questo momento le elezioni, non perché abbiamo paura del voto, anzi, ma perché ci sono tantissime cose da fare, la priorità è rimettere, diciamo, al centro gli interessi italiani. Lei ha detto il mai in politica non dovrebbe essere mai detto, ma forse anche il sempre non dovrebbe essere mai detto. L'implosione del Movimento 5 Stelle con la scissione ha provocato anche un terremoto politico sulle varie amministrazioni locali e sicuramente ci saranno le conseguenze anche più marcate a settembre, al ritorno dalla pausa estiva. E chiaramente poi c'è da rimettere in discussione quell'alleanza, quel campo largo creato anche col Movimento 5 Stelle a questo punto. Poi con quale parte del Movimento 5 Stelle si andrà, come si presenteranno. Insomma, è una situazione veramente, è un work in progress. Lei ha detto bene, anche con il Movimento 5 Stelle, ma il campo largo non è soltanto un accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, è un accordo più largo in cui ci sono anche il PD e il Movimento 5 Stelle, il che non significa, secondo me, che anche in vista, diciamo, di una possibile ricomposizione che si dovrà comunque provare a costruire in vista delle prossime elezioni politiche, che un accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle non possa essere riproposto, ecco. Abbiamo dimostrato che alleati insieme non solo possiamo vincere, ma possiamo fare anche delle cose per le nostre comunità e per i nostri territori. È chiaro, non bisogna nascondersi dietro al fatto che il gesto di Conte e la messa in discussione del governo in queste ore ha comunque pregiudicato il rapporto positivo tra le nostre forze politiche. Che gli italiani onestamente credo che questa crisi la giudichino in maniera incomprensibile, o almeno comunque questo è il giudizio che emerge dai sondaggi che sono stati fatti in questi giorni. Dopodiché io sono sempre del parere che bisogna provare a recuperare tutto ciò che è recuperabile, e noi costruiremo una coalizione però non sul fatto che
bisogna allearsi contro qualcuno. Noi costruiamo una coalizione sulle nostre battaglie identitarie, che saranno il salario minimo, sarà aumentare gli stipendi, aumentare le pensioni e mettere al centro della nostra agenda politica il mondo della scuola, che in questi anni è stato completamente dimenticato. Che se su queste quattro priorità, più quello della transizione ecologica, su cui il Movimento 5 Stelle ha una posizione molto avanzata, riusciremo a costruire una piattaforma politica, ecco, potremo essere alleati alle prossime elezioni. Una situazione che abbiamo detto si riflette anche nelle varie giunte comunali come quella di Napoli. Napoli ha due rappresentanti del Movimento 5 Stelle all'interno della giunta che sono l'assessore allo sport Ferrante e l'assessore trapanese al welfare. Ovviamente manca la rappresentanza dei consiglieri che ci sono appunto in consiglio comunale che rappresentano l'area di Di Maio che nascerà, che porterà avanti una sua formazione nuova a livello politico. Di conseguenza, insomma, c'è da pensare anche ad un rimpasto in giunta, bisognerà accontentare anche Di Maio. Poi purtroppo c'è anche da dover ridare l'incarico di vice sindaco ad un rappresentante, vista la scomparsa prematura e dolorosissima del vice sindaco Mia Filippone. La scomparsa della Filippone ha colpito tutti quanti noi, l'intera città, e ci ha dolorato moltissimo. Francamente anche per una questione di rispetto a quello che è avvenuto, parlare oggi del vice sindaco mi sembra un po' prematuro, dopodiché è evidente che noi il vice sindaco a questa città dovremmo darlo e di questo sicuramente ne discuteremo nelle prossime settimane. La giunta è la prerogativa innanzitutto del sindaco, per il Partito Democratico la giunta così come va bene, non mi risulta al momento che vi siano comunque richieste da parte delle forze politiche che non si sentono rappresentate in giunta, Consiglio Comunale da questa amministrazione, da questa giunta. Se dovesse davvero verificarsi, ovviamente assieme al sindaco capiremo come lavorare affinché tutta la maggioranza del Consiglio Comunale che sostiene il sindaco Manfredi possa sentirsi rappresentata. E ancora molto caos nella formazione delle giunte dei parlamentini, le cosiddette giunte dei parlamentini delle municipalità. Nel senso che la stragrande maggioranza degli assessori sono stati nominati da parte dei presidenti, mancano ancora due municipalità, più una che però diciamo, vive nell'impossibilità di poterli nominare a causa di un ricorso presso il Consiglio di Stato, che quindi ha sospeso in una prima parte il Consiglio Municipale. E quindi che è la seconda municipalità, comunque entro il 26 sapremo come andrà a finire quella storia. Le altre due sono del Partito Democratico e non sono, diciamo, state nominate ancora, ma lo faremo nelle prossime ore, per il semplice motivo che ci sono state sicuramente le frizioni nelle altre sette municipalità e il PD, essendo il principale partito della coalizione, deve anche ergersi a garante della costruzione di un equilibrio tra tutte le forze politiche e quindi ci siamo riservati di essere appunto quelli che in qualche modo si facciano garanti di questo equilibrio e quindi nelle prossime ore, trovata la quadra definitiva, riusciremo anche a risolvere questa vicenda. Grande la sua diplomazia, noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro in questo momento veramente difficile. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Medici di famiglia, 420 nuove assegnazioni. La Regione Campania sta procedendo all'assegnazione di 420 medici di medicina generale che vanno a compensare le carenze determinatesi causa pensionamenti nel biennio 2021-2022. Si tratta di un importante atto amministrativo in un momento cruciale per l'assistenza territoriale e domiciliare, particolarmente utile nelle aree interne della Regione Campania. Il Parco Archeologico di Pompei sarà anche un'azienda agricola. Il Parco Archeologico di Pompei diventa anche vigneto e così in quelle stesse terre in cui 2000 anni fa la produzione vitivinicola era già famosa in tutto il Mediterraneo verrà prodotto un vino interamente pompeiano. La mission è coltivare negli spazi verdi di Pompei, Stabia, Bosco Reale e nel polverificio borbonico di Scafati la vite impiegando poi l'uva raccolta nelle aree archeologiche. Il primo passo è la ricerca di un partner privato per cogestire i terreni destinati al ciclo produttivo. Il Parco Archeologico di Pompei a tal proposito ha pubblicato un avviso internazionale che
scadrà il prossimo 26 di agosto, come spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. 45 ettari di case di monumenti antichi, ma anche più di 100 ettari di terreni agricoli, tra vigneti, oliveti, frutteti, campi, e noi vogliamo trasformare queste aree da un costo per la manutenzione del verde attualmente in un'occasione di sviluppo, di crescita, ma anche di didattica e di conoscenza del patrimonio immateriale della dieta mediterranea, un grande patrimonio che ci connette ancora oggi con l'antichità e che va tutelato, conservato al pari come anche il patrimonio archeologico, storico e artistico. Un esperimento già avviato alcuni anni fa grazie all'accordo con l'azienda Mastro Berardino, in cui furono impiantati diversi vitigni nelle aree verdi di Pompei, un progetto che ora diventa più ambizioso e che coinvolge diverse aree, ai vigneti già presenti nelle regioni S1 e 2 di Pompei e nel sito di Villa Regina Boscoreale, estesi per quasi 2 ettari, ora si aggiungeranno altri 5 ettari di nuovi impianti di assoluta eccellenza nel rispetto delle tecniche del mondo antico. L'obiettivo è una gestione del patrimonio naturale che può diventare motore di sviluppo per una nuova fruizione del parco, per renderlo energeticamente autosufficiente e per potenziarlo come presidio della biodiversità e renderlo propulsore di attività produttive sostenibili, come spiega il direttore generale del grande progetto Pompei, Giovanni De Blasio. Si tratta di un'area in cui andare a recuperare valori originari, antropici e naturali, diciamo, può costituire un valore aggiunto che, partendo dall'attrattore culturale, passando per quello naturalistico e paesaggistico, possa contribuire sinergicamente, come si dice oggi, a cogliere poi quelli che sono gli obiettivi del piano strategico, cioè lo sviluppo di tutta l'area cosiddetta della buffer zone. La mobilità sostenibile come driver per potenziare il turismo nella penisola sorrentina. La mobilità sostenibile come volano per potenziare il turismo della penisola sorrentina attraverso turismo sostenibile, transizione energetica e mobilità elettrica, se ne è discusso al convegno La Penisola Sorrentina sulla strada del turismo sostenibile, un momento di confronto incentrato sulla mobilità elettrica a 2, 3 e 4 ruote e soprattutto sulla necessità di preparare le infrastrutture della costiera sorrentina ad accogliere un numero sempre maggiore di mezzi elettrici, come sottolinea Marco Fogliamanzillo di Travel Eccetera, uno dei partner dell'iniziativa. L'analisi dei dati fatti insieme a Expedia, abbiamo riscontrato che sempre di più i turisti scelgono destinazioni che dimostrano concretamente un interesse in turismo ecosostenibile. Abbiamo riscontrato che nel primo semestre del 2022 c'è stata una crescita a 3 cifre per l'interesse nella destinazione Sorrento, soprattutto da mercati internazionali come USA, UK e Canada. Secondo gli ultimi dati, il 90% dei viaggiatori oggi cerca opzioni sostenibili quando è in vacanza. Negli ultimi 2 anni, 3 viaggiatori su 5 hanno optato per un trasporto o un alloggio più rispettosi dell'ambiente. Del resto, i viaggiatori, secondo le statistiche, stanno già adottando comportamenti più consapevoli quando si spostano. Infatti, il 49% fa acquisti in negozi e ristoranti locali piuttosto che nelle grandi catene, il 46% visita siti culturali o storici locali, il 41% viaggia verso aree o destinazioni meno conosciute e il 34% utilizza fornitori che dichiarano impegno per pratiche sostenibili, come spiega il responsabile relazioni esterne di Power, Davide Damiani. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.